In questo esercizio del libro di Claudio Romeni c'è una ragazza che fa l'imbianchina, sta dentro un ascensore a mano. Questa è la cabina dell'ascensore e lei per sollevarsi tira questa fune, esercitando in questo punto una forza F verso il basso. Attraverso questa carrucola fissa la ragazza si solleva insieme a tutta la cabina dell'ascensore. Sapendo che la ragazza e la cabina insieme hanno una massa di 60 kg, e che salgono con un'accelerazione costante di 0,80 metri al secondo quadrato, si chiede di calcolare la forza che la ragazza esercita sulla corda. Chiamiamo A il sistema formato dalla ragazza e dalla cabina dell'ascensore, la sua massa 60 kg, il suo peso 588 newton. Chiamiamo B il punto d'applicazione della forza F che fa la ragazza sulla corda. Quindi B è un punto della corda e la sua massa è 0, perché è un punto della corda senza dimensioni. Analizziamo tutte le forze in gioco. Abbiamo detto il peso del sistema A, la forza che esercita la ragazza sulla corda verso il basso e come forza di reazione la ragazza riceve una forza identica, uguale e opposta verso l'alto. Quindi la ragazza fa una forza sulla corda nel punto B verso il basso e riceve una forza F uguale e opposta verso l'alto, terzo principio di Newton. Inoltre, quando la ragazza tende la corda reagisce, cioè risponde con una doppia forza di tensione all'estremità. Queste due frecce di colore verde che sono uguali opposte, le due tensioni all'estremità della corda. Trattandosi di un sistema a due parti, A e B, scriviamo la legge del moto di Newton per A e per B, ricordando che nel caso di B la massa è 0. Andiamo ad analizzare le forze su A, sono tre forze, il peso, la forza F di reazione verso l'alto e la tensione del filo. Le forze verso l'alto, le assegniamo loro un segno positivo, perché seguiamo il moto naturale di salita del sistema, quindi le forze che vanno in alto sono positive e il peso è negativo. Perciò la forza totale su A è F più T meno la forza peso. La forza totale su B è la differenza fra le due forze che agiscono in B, e cioè la forza verso il basso che esercita la ragazza e la tensione della corda. Stavolta assegniamo il segno positivo alla forza verso il basso e segno negativo alla tensione, sempre perché seguiamo il verso naturale del movimento del sistema. Otteniamo quindi F-T uguale a 0. Abbiamo un sistema di due equazioni con due incognite che sono la forza F che fa la ragazza e la tensione T della corda. Eliminiamo una delle due incognite, la tensione T, con uno dei quattro metodi per risolvere i sistemi lineari 2x2. In questo caso si può fare la riduzione sommando membro a membro le due equazioni. E così otteniamo questa equazione, cioè questa, dove l'unica incognita è la forza della ragazza. E ricopiamo la seconda equazione. Dalla prima equazione ricaviamo la forza della ragazza, semplicemente sostituendo i numeri, la forza peso del sistema A, la massa del sistema A, la sua accelerazione e troviamo 318 newton. Immediatamente dalla seconda equazione troviamo la tensione della corda, 318 newton anche lei. Giustamente vediamo che in fase di accelerazione le due forze che tirano il sistema A verso l'alto, T e F, che valgono entrambe 318 newton, sommate insieme fanno 636 newton che supera la forza peso. Quindi abbiamo una forza totale verso l'alto di 636 newton che vince sulla forza peso e perciò imprime questa differenza, un'accelerazione verso l'alto al sistema A. Sul sistema B, cioè il punto dove è applicata la forza, il punto della corda, le due forze invece sono sempre uguali opposte, perché il punto B non ha massa, quindi la forza totale su di lui è 0.